Ma credo che il testimone diretto, diciamo, dell'impresa dovrebbe essere Enrico De Angelis, che è stato l'iniziatore della traduzione a cui poi ho collaborato, traducendo in particolare il secondo volume di Principio Speranza, mentre De Angelis aveva già tradotto interamente il primo volume quando mi ha coinvolto nell'impresa e poi insieme abbiamo collaborato, ma diciamo, l'autorità e diciamo, l'autorialità della traduzione va distribuita insomma, in questo modo, nel senso che il primo e terzo volume sono di De Angelis e diciamo, l'impresa fu difficile. Perché come Bloch non aveva poi questa grande facilità a trovare editori, almeno nella prima parte della sua vita, insomma, no? Aveva avuto un successo, diciamo, in qualche modo con Geist dell'Utopie, ma relativo, e anche la pubblicazione delle sue opere complete, appunto, no? Sia nella Germania dell'Est, sia da Surkamp, non è stata banale, ma comunque appunto in Italia erano state tradotte delle parti anche di Principio Speranza. De Angelis aveva deciso di tradurre integralmente l'opera, ma il problema poi era di trovare l'editore. Direi che ecco, ciò che diede una scossa, mise in movimento la ripresa e portò in qualche modo a realizzazione. Questa che in qualche modo è un'impresa di traduzione non banale per un'opera appunto non solo della mole dei tre volumi, insomma oltre 1500 pagine, ma anche per la densità poi del contenuto che racchiude. Ecco, la scossa fu data direi dalla pubblicazione di tracce da parte di un piccolo editore molto raffinato, che era il poeta Nanni Cagnone nella sua casa editrice Coliseum, tant'è che diciamo, la prima fase della traduzione, il primo contratto in qualche modo che abbiamo firmato, era un contratto che doveva prevedere la pubblicazione di Principio Speranza presso l'editore Coliseum, che essendo un editore raffinato, prestigioso, autonomo, come succede, fu coinvolto in un fallimento e quindi, diciamo, Coliseum ha appunto avuto il merito di editare l'edizione italiana di Spuren, tracce a cura di Laura Boella, ha dato un impulso perché ripartisse il progetto De Angelisiano di tradurre Principio Speranza. E devo confessare che ignoro il passaggio che comunque immagino appunto è stato compiuto da De Angelis per salvare, ecco, diciamo, un lavoro a questo punto ultimato di traduzione e credo che sia stata la sensibilità di Ponte di Pino o di qualche direttore editoriale della Garzanti a permettere poi che l'opera conoscesse anche una sua bella edizione italiana, anche come veste tipografica, insomma, no? Quindi direi che appunto questa impresa, diciamo, finalmente è arrivata in porto. Devo dire che una grande consolazione da un certo punto di vista derivò sia a De Angelis che a me dal fatto, da una lettera di Claudio Magris al Corriere della Sera. Claudio Magris aveva recensito Principio Speranza e aveva concluso, diciamo, il suo articolo con un cenno di ringraziamento alla fatica dei traduttori. Essendo il pezzo molto lungo, le righe finali erano state decisamente tagliate. Ecco, ho trovato molto generoso e signorile da parte di Claudio Magris il fatto di aver spedito il giorno stesso una lettera al Corriere in cui dicendo che questo ringraziamento non era formale e quindi vorrei che fosse esplicitato. Insomma, quindi ecco, questa fu, diciamo, un po' la vicenda che ha portato quindi nel 94, ma è vero che appunto la storia ha delle tappe molto antecedenti, ma ecco, con
in modo abbastanza travagliato si è partiti appunto con l'idea di De Angelis di non fermarci a quelle che erano in qualche modo degli estratti antologici, paragrafi presi appunto da Principio Speranza, che avevano avuto invece una prima circolazione in Italia, di dare al pubblico italiano l'opera nella sua integralità, ma diciamo il percorso non fu banale neppure in questo caso, perché ci fu questa strada imboccata grazie all'iniziativa di Coliseum e della Boella di portare appunto Tracce, e direi che poi appunto sull'onda della pubblicazione anche di Tracce di Principio Speranza con la casa editrice Marietti vennero pubblicate sempre più o meno nello stesso torno di tempo, a metà degli anni 90, sia Geografica, curato da Laura Boella, e anche I Volti di Giano, che appunto ho tradotto personalmente, insomma.